ricordo che mercoledì, venerdì e sabato prossimi venturi sono dunque i giorni delle quattro tempore, in quale dunque si digiuna e si fa astinenza. Chi mi ama ascolta la mia parola. Dunque, chi non mi ama non ascolta la mia parola. Dunque, chi non fa penitenza, chi non prega, chi non si confessa, chi non si comunica, chi non compie il precetto della messa domenicale, è inutile che dica io amo Dio, io sono per Dio, io sono per la religione cattolica. Non è vero, non è vero, è il Cristo stesso che lo dice. Quando compiamo i precetti, allora diamo prova che amiamo Dio. Dunque prendiamo spunto dalle quattro tempora per provare a noi stessi che amiamo veramente Dio. In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, così sia, sia lodato Gesù Cristo. Cari fedeli, da sempre la Chiesa ha creduto alle parole del nostro Signore Gesù Cristo, ha professato il Dio unico, uno e al contempo un grande mistero in tre persone, e per non fare bastare questo mistero, una di queste persone, la seconda, si è fatto uomo e dunque unisce nella sua seconda persona due nature, quella umana e quella divina. Ma quando è stata rivelata questa verità, queste verità sono state rivelate dal nostro Signore Gesù Cristo agli apostoli. Gli apostoli l'hanno sempre creduto, l'hanno trasmesso ai successori degli apostoli. Ai successori degli apostoli queste verità le hanno trasmesse fino all'odierno giorno. Sappiamo però che i successori degli apostoli, quando dovevano trasmettere queste verità, erano sì assistiti dallo Spirito Santo, perché erano quello che domenica scorsa abbiamo tentato di esporre, erano quel magisterio ordinario, universale, vescovi che in tutto il mondo insegnano, trasmettono le verità ricevute da Gesù Cristo e dagli apostoli. Un magistero, abbiamo ricordato, infallibile, con tutte le conseguenze che non ripetiamo ora per concludere, alla estraneità al corpo della Chiesa, di quell'altro corpo che è la Chiesa conciliare. Ciò facendo dovevano ricorrere ai mezzi che erano a loro disposizione, intanto alle lingue che servivano per i vari popoli che capivano varie lingue, e poi anche al linguaggio, al lessico, alle parole per spiegare queste realtà. Per esempio, la realtà dello Spirito Santo è di per sé, per noi, non facile intanto rappresentare, esprimere una realtà che non si vede. Ma mentre per noi è abbastanza agevole di parlare di Padre e di Figlio, perché lo mettiamo immediatamente in relazione con le realtà che conosciamo, il Padre e il Figlio. Ma quando per esempio si parla di Spirito Santo, diventa già più difficile. Soprattutto che Spirito Santo, sappiamo, è l'amore, lo Spirito Santo è l'amore. L'amore è qualche cosa che io ho per qualcheduno o qualche cosa. E là non è già così facile trasmettere che questo amore, la terza persona della Santissima Trinità, non è qualche cosa
di Dio, non è una qualità di Dio, come dico, Dio è giusto, Dio è buono, Dio è misericordioso. No, devo credere e devo insegnare che questo amore è una persona. Vedete? Come facevano? Citavano semplicemente la Sacra Scrittura. Ricordavano, guardate, che San Pietro, quando mette istantaneamente a morte quella coppia di Anania e Safira, che facevano finta di aver venduto tutto per dare tutto a San Pietro, invece si erano tenuti la metà, hanno venduto il campo, ecco i soldi del nostro campo, però la metà non te lo dico, ce me la tengo. San Pietro dice, ma nessuno ti aveva obbligato di vendere tutto e darmi tutto. E dice, perché vi ha Satana tentato il cuor vostro? Perché Satana ha tentato il cuor tuo? Perché ti ha indotto a mentire allo Spirito Santo? Tu non hai mentito agli uomini, tu hai mentito a Dio. Conclusione, lo Spirito Santo è Dio. È Dio, è la terza persona. Questi primi successori degli apostoli dicevano, non avete letto quando San Paolo dice, non sapete che siete il Tempio di Dio e lo Spirito di Dio abita in voi? Dunque, lo Spirito Santo è Dio. Ancora di più quando dice, sempre nella prima epistola ai Corinti, le vostre membra sono tempio dello Spirito Santo. E Sant'Agostino fa un semplicissimo ragionamento. Se non fosse Dio quello Spirito Santo, non abiterebbe nel tempio. Siccome è il Tempio, dunque nel Tempio abita Dio, e dunque lo Spirito Santo è Dio. Senza poi dimenticare che per insegnare questa grande verità che lo Spirito Santo è veramente Dio, bastava ricordare l'ordine che diede Gesù Cristo. Andate, battezzate nel nome, sul nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo, a ugualità. Tre dunque sono le persone, e lo Spirito Santo è la terza persona, lo Spirito, che dice San Giovanni, di verità, che vi insegnerà ogni cosa e vi insegnerà anche le cose a venire, perché il futuro contingente lo sa solo Dio. Demonio può congetturare, il futuro contingente lo sa solo Dio. E così insegnavano, ricordando l'Annunciazione, quando era annunciato alla Santa Vergine Maria che conceperà dello Spirito Santo, si ricordava l'onnipotenza dello Spirito Santo. Il stesso giorno della Pentecoste, quando si ricordavano i doni, lo Spirito Santo come elargitore dei doni, delle grazie, già solo della grazia della giustificazione, dunque di avere tolto il peccato originale o il peccato attuale nel sacramento della penitenza. Sì, tutti questi passaggi che erano ritenuti con fedeltà, con religiosità, erano utilizzati per insegnare, per trasmettere che lo Spirito Santo è veramente Dio. E perciò quando sorsero le prime eresie, quando sorsero i primi dubbi, le prime negazioni, come lo erano per il Cristo, quando persone che anche partendo con buonissimi intenti vedevano la loro mente come fermata davanti alla realtà, ma come faccio a concepire che Dio, che durante millenni
abbiamo insegnato e adorato come l'essere assolutamente che non può cambiare, figuriamoci un essere corporeo. Ma come faccio ad accettare che Gesù Cristo è Dio? Cerchiamo di metterci un po' al posto dei primi cristiani. Allora vi erano quelli che intanto lo accettavano perché Gesù Cristo ha dato i segni certissimi e ha rivelato che è Dio. Ma quando ci mettiamo al posto di coloro che dicono: e adesso come lo spiego in catechismo? Se questi qui non si mantenevano in grandissima umiltà, facilmente deviavano. Ed era molto facile cadere in errore e di negare in Gesù Cristo o la divinità o l'umanità. Stessa cosa per lo Spirito Santo. Perciò vi erano, per esempio, perfino un patriarca di Costantinopoli, certo macedonio, che semplicemente diceva che lo Spirito Santo non c'entra niente quella divinità con Dio stesso, semmai è una forza di Dio. Ha dovuto essere condannato dal Papa San Damaso. Anche Sant'Atanasio deve combattere questa eresia. Il Concilio Primo di Costantinopoli deve chiarire bene e formulare quello che noi fra poco canteremo: et in Spiritum Sanctum, e nello Spirito Santo, Dio è vivificante che procede dal Padre e con il Padre e con il Figlio è ugualmente adorato e glorificato. Mi direte: ma se è così, che non solo degli eresiarchi, ma anche se è per quello anche dei santi, spesso combattendo un'eresia, si esprimevano in un modo sbagliato. Sì, sono vari gli esempi dove si vede come un santo che combatte, per esempio, l'eresia di Nestorio, che diceva che in Gesù Cristo ci sono due persone, finisce per dire come se in Gesù Cristo non ci fossero due nature, come se identificasse la natura umana e la natura divina. Cari fedeli, senza entrare adesso certamente in questa questione, però riteniamo una cosa molto importante, perché sarà una risposta a un'obiezione che ci viene fatta. In quei tempi lì non era stabilito chiaramente quale parola utilizzare per quale realtà. Io potevo parlare di persona, io potevo parlare di natura, io potevo parlare di sostanza e potevo, volendo, utilizzare la stessa parola. Oggi, anche in italiano, no. Oggi ciascuno sa, la persona umana è qualcosa altro che la natura umana. La persona è solo io, solo tu, solo lei. La natura sono io, tu e lei, perché siamo tutti uomini, per dire un esempio. Essendo non chiara la terminologia, era normalissimo per i primi tempi che esprimendosi ci si esprimeva in un modo, si può perfino dire, sbagliato. Tanto sbagliato che, per esempio, per fare chiarezza su questo ultimo punto, per fare chiarezza che non devo utilizzare lo stesso termine per parlare della persona di Gesù Cristo e delle sue due nature, ci volevano più di 100 anni. Fino a che il Concilio nel 553 stabilisce chiaramente: le due nature sono in Gesù Cristo, sono distinte, sono unite nella sua persona. L'unione ipostatica, un esempio. Perché questo piccolo excursus, cari fedeli, malgrado il grande caldo? Perché ci viene facilmente mossa l'obiezione: ma scusa, non ci hai detto tu una settimana fa che il magistero ordinario è infallibile e chi va contro questo magistero non è fuori della Chiesa? Dunque San Cirillo d'Alessandria, che si esprimeva male, è fuori della Chiesa perché diceva delle cose sbagliate.
Risposta: no. Perché appunto la Chiesa insegna che la teologia, cioè la espressione delle verità rivelate, ha conosciuto veramente in quanto modo di esprimersi un vero sviluppo, passato da uno stato embrionale a uno stato più perfetto. E così la terminologia col tempo si è chiarita. Non c'era più possibilità di fraintendersi. Perché, insegna anche la Chiesa, anche quando perfino santi, dottori della Chiesa, si esprimevano, se vogliamo, in una terminologia sbagliata, si riconosceva sempre da quello che scrivevano e come scrivevano la cosa che volevano dire. Sempre era insegnata, per esempio da San Cirillo, le due nature in Cristo distinte, ma erano dette qualche volta, combattendo l'errore delle due persone di Gesù Cristo, in un modo sbagliato, equivoco, non chiaro. Quando Tertulliano con San Cipriano dicono in Gesù Cristo sono mescolate le due nature, oggi non lo puoi più dire. Se tu scrivi oggi in un vero seminario da cattolico in Gesù Cristo le due nature sono mescolate, matita rossa, ci vediamo in settembre. L'ha detto Tertulliano? Sì, sì, l'ha detto Tertulliano. L'ha detto San Cipriano? Sì, l'ha detto. Ma poi è stato corretto. E se l'ha detto, non lo pensava, ma si esprimeva male. Cari fedeli, è di una grandissima importanza e voi capirete subito perché. Perciò Sant'Atanasio, nella grande battaglia contro gli Ariani, dice, quando poi gli Ariani si sono già spaccati in quelli più duri e meno duri, dice: io, quando parlo con quegli Ariani meno duri, io parlo come con dei fratelli da me separati, che nel pensare pensano la stessa cosa, nell'esprimerlo con le parole sono contrari. Allora direbbe subito adesso Ratzinger e Bergoglio: vedi Don Floriano, hai finalmente capito, il concilio nient'altro vuole fare. Il concilio dice, la pensiamo tutti uguali, ma ci esprimiamo in un modo differente. Vuoi dunque smetterla di fare il grande inquisitore e vuoi capire che noi al concilio questo volevamo. Volevamo accettare che ci sono altri che pensando le stesse cose lo esprimono in un modo differente. Perciò pensiamo che anche i protestanti la pensano come noi, ma la dicono in modo differente. Figuriamoci gli orientali. Dunque facciamo ecumenismo, smettiamola di essere così tranchant, diamo più spazio all'amore. Tremenda sta obiezione, meglio non continuare perché quasi quasi ci convinciamo. No, invece no, cari fedeli. Perché no? Perché no? Perché io non posso tornare indietro. Una volta che io ho sviluppato la terminologia e ho espresso una cosa con chiarezza, non ho più il diritto di tornare indietro solo perché ho grande venerazione per San Cipriano e per Tertulliano e utilizzare delle espressioni che sono ambigue. Infatti questo errore è stato esplicitamente condannato da Papa Pio XII, perché i modernisti che volevano introdurre la distruzione del concetto del vero Dio, che con la distruzione del concetto Dio, che poi è rimpiazzato da una maschera di Satana, che poi si chiama ecumenismo, coloro che volevano distruggere il sacrificio della Messa, introducendo la cosiddetta Messa di Paolo VI, cosa hanno fatto? Hanno detto, dobbiamo ritornare a quella freschezza del cristianesimo degli inizi, come lo possiamo cogliere nelle catacombe, guardate questi affreschi, quale freschezza, quale vita che ci ispirano, dobbiamo tornare a questa originalità della nostra fede. E ha condannato quell'errore come archeologismo,
andiamo a prendere le vecchie cose perché sono molto più belle delle evolute cose, e no. Ed è così che ha fatto il Concilio Vaticano II. È così che ha fatto Paolo VI nel suo nuovo credo. Nel suo nuovo credo Paolo VI esclama la bellezza dell'unico Dio che abbiamo in comune praticamente con i musulmani, solo che noi abbiamo un optional, la Trinità, ma senza quella abbiamo lo stesso Dio. Non è possibile, non esiste l'unico Dio con o senza la Trinità, perché l'unico Dio è la Trinità. La nuova messa di Paolo VI. Ah, bellissimo, Ippolito, siamo nei primi secoli, praticamente l'età degli apostoli. Una messa che risale agli apostoli, prendiamo quella, è più semplice, più viva. A parte il fatto che non è affatto vero. Quella nuova messa, come nuova messa, è né di Ippolito e ancora meno è stata mai praticata nella Chiesa, così come l'hanno fatta. È una vera e propria truffa. Però vedete, l'intento era quello. E l'obiezione che ci viene fatta, ma se hanno sbagliato nei primi tempi, perché non possono sbagliare oggi? Perché una volta che il Magistero si è espresso e ha definito anche il Magistero ordinario, non si può più andare contro. E con questo chiudiamo e rispondiamo a delle obiezioni che ci sono state fatte. Intanto, cari fedeli, tantissimi, forse anche fra di voi, pensano che la Chiesa e il Papa è soltanto infallibile quando dichiara solamente il dogma, non so, l'Immacolata Concezione, l'Assunzione a Santa Vergine Maria, corpo e anima in cielo. Non è vero. Lì è l'infallibilità straordinaria. Ma c'è il Magisterio ordinario universale che è infallibile. Quando il Papa, insieme ai Vescovi, in tutto il mondo, geograficamente e temporalmente parlando, insegnano le verità. E chi va contro questa verità e ne insegna un'altra è fuori automaticamente dal corpo visibile della Chiesa. Perciò non solo insegnare che lo Spirito Santo è uno spirito che il Padre dona al Figlio, già questo è un'eresia che mette fuori dalla Chiesa. E poi chiamare questo Spirito Santo spirito principale, come viene nominato una sola volta nel Salmo quando Davide chiede la prudenza, quando questo Spirito Santo viene chiamato tale e ci si rende conto che nelle famose lingue altre e antiche, greche e quant'altro, riporta assolutamente a quello esoterismo che parla di uno spirito che vivifica il mondo, che vivifica tutto, io ho l'indizio certo che qua appositamente è stata creata una nuova religione con un nuovo Dio, con nuovi non sacramenti, ma praticamente magia. In essenzialmente è dunque un panteismo, una religione che non distingue Dio dal creato, perciò il culto della differenziata e il culto dell'ambiente e l'ecologismo e quant'altro, è un panteismo immanente e praticamente un velo che poi verrà tolto per adorare, quando lo si avrà, col segno sulla mano sulla fronte, la bestia che sta dietro. Da questo dobbiamo essere in guardia. Perciò i discorsi che vi faccio il giorno della festa dello Spirito Santo non è per far polemica e teorie complicate, è per rafforzare la vostra convinzione che dobbiamo rimanere con ambedue le mani attaccati bene alle verità di catechismo che ci ha insegnato per ultimo ancora e come riassunto San Pio X. È gravissimo che tantissimi fedeli cattolici, anche tradizionalisti, non sanno che esiste un magisterio ordinario universale che è infallibile. Non lo sanno. E perciò pensano poter dire, Bergoglio racconta delle eresie, lo so, è tremendo, non l'accetto. E poi dove sei la domenica? Nella sua chiesa, la sua messa, ti pare? Non hai capito la contraddizione?
come se tu fossi al di sopra del vero e del falso in materia di professione di fede. Non esiste. Anzi, questo errore è peggiore dell'errore professato. Penso che vi darò ancora molto spesso fastidio ricordando questa verità, perché il mondo tradizionale cattolico quasi quasi sta scomparendo. E quel certo mondo molto diffuso di una certa fraternità è in procinto a essere incamerata in questa controchiesa mani e piedi. E perciò dobbiamo, appunto, con gratitudine, con umiltà, come abbiamo iniziato a cantare il Veni Creator, ringraziare per la grazia della fede e coltivarla. E non prendere a leggera la religione alla quale siamo in contatto. E non dire, sì sì, io amo Gesù Cristo, se ascoltando la sua parola non la metto in pratica. È lui che mi dice, non è vero che tu mi ami. Se rimani ancorato e attaccato al peccato, se sei deciso di non abbandonare il tuo peccato, non mi ami, anzi mi odi. Che questa Pentecoste dunque sia occasione, giornata, che per intercessione della Santa Vergine Maria venga rinnovata in noi la triplice grazia della fede, la speranza e della carità, affinché, iniziando già mercoledì, venerdì e sabato, mettiamo veramente in pratica le parole di Gesù Cristo per glorificarlo, santificandoci, e santificandoci onorare e glorificare Dio. In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, così sia lodato Gesù Cristo.